Io sono Francesca di Italiano Insieme, qui con me c'è Michele. E trovate i biglietti da visita appunto qui sul tavolo assieme ad altro materiale informativo e siamo qui a proporvi delle letture sulla Sicilia. Italiano Insieme è un progetto nato l'anno scorso che si occupa di insegnamento dell'italiano agli stranieri principalmente e accanto a questo abbiamo progettato con Michele un ciclo di letture che si intitola Cercando l'altrove e di cui abbiamo già fatto varie tappe in giro per Bologna e sul tema del viaggio che attraversa sia le regioni italiane che i paesi stranieri. Il nostro obiettivo è infatti sensibilizzare non solo gli stranieri ma anche gli italiani sulle letterature e le culture regionali italiane che spesso sono sconosciute anche a noi stessi e anche e viceversa di dare la possibilità agli stranieri di portare con la loro viva voce la loro letteratura qui in Italia e qui a Bologna. Io chiedo scusa perché stasera sono praticamente immobilizzata da un torcicollo che mi perseguita da stamattina e lascerò presto la parola a Michele che vi presenterà appunto più nel dettaglio le letture di stasera e tutti gli autori che andremo a proporre, che sono letterati anche molto conosciuti come Tomasi di Lampedusa, sono antropologi e quindi appunto vi spiegherà meglio, sono poeti, e riprenderemo anche diversi temi attraversati in letture precedenti, soprattutto ultimamente quest'anno ci sta molto a cuore il tema della cucina, questo anche legato all'Expo di Milano che appunto si sta aprendo e anche perché ci teniamo molto ad accompagnare l'aspetto letterario, antropologico e culturale all'aspetto gastronomico, sia esso vero e proprio materiale, cioè un aperitivo, sia esso appunto attraverso letture sul cibo. Questa sera, se volete, potete assaggiare presso l'enoteca che ci ospita vini siciliani, ovviamente, per stare a tema col tema delle letture. E lascio la parola a Michele che ci presenterà i nostri autori di stasera. Buonasera, sì, di nuovo, salve, benvenuti, bentrovati. Sì, questa sera la Sicilia. Beh, parlare della Sicilia non è semplice, perché non è semplice la Sicilia, è un mosaico, si può dire di tutto, forse anche di troppo, no? Noi cercheremo di tracciare insomma un percorso sia culturale dal punto di vista sia storico ma anche un po' dell'identità che non è mai un qualcosa di stabilito una volta per tutte, no? Soprattutto poi nel caso di una terra come la Sicilia, e appunto anche di cultura alimentare, cioè di come la forte identità di quest'isola si sia poi concretizzata, potremmo dire, anche nel cibo e nella cultura alimentare. Lo faremo attraverso, come diceva Francesca bene prima, attraverso alcuni autori che vi presento velocemente. Cominceremo con Tomasi di Lampedusa, così vi faccio vedere anche i libri, visto che sono loro i veri protagonisti, noi diamo solo voce, diciamo, voce si spera accettabile, no? A questi autori, quindi Tomasi di Lampedusa con Il gatto pardo, che ci è sembrato giusto, diciamo, come apertura. E poi proseguiremo con un'antropologa, un'etnologa dell'Università di Palermo, Fatima Giallombardo, che ha scritto per Sellerio, ha pubblicato questo studio sul cibo da strada e sulla divisione proprio di ruoli fra i generi nella preparazione dei cibi. Vedremo dei contributi molto particolari. Poi vedremo contributi da Roberto Alaimo, che è qui sull'Egio, è uno scrittore, un giornalista palermitano che appunto ha scritto per La Terza questi due bei saggi sulla sicilianità, se così si può dire. E infine lasceremo la parola a un poeta dei tanti scrittori intensi che la Sicilia ci ha dato, Quasimodo. Ma ci sarà anche una sorpresa, vero Francesca, che non vogliamo svelare. Avremo anche una scrittrice, non siciliana, una nostra conoscenza.
Bene, io non vi annoierei più di tanto e quindi andrei subito con il primo contributo, che è quello di Tomasi di Lampedusa, dal Gattopardo. Buon ascolto. Allora, siamo al romanzo ormai ben insomma cominciato, quando viene all'indomani del plebiscito per l'annessione del regno delle due Sicilie al Regno d'Italia, viene mandato proprio da Torino un inviato del regno, del neonato Regno d'Italia, Chevalier si chiama, che tenta di convincere il Gattopardo, appunto, il principe di Salina, Don Fabrizio di Salina, a entrare a far parte del Parlamento, del Senato del Regno. Ma il Gattopardo, appunto, in quanto esponente della vecchia aristocrazia, quindi del mondo borbonico, ne rifiuta decisamente. E andiamo a vedere con che parole riesce a così svicolarsi dalla proposta insistente di Chevalier. E appunto Chevalier gli domanda: ma allora principe, perché non accettare? E Salina, il Gattopardo, risponde: abbia pazienza Chevalier, adesso vi spiegherò. Noi siciliani siamo stati avvezzi da una lunghissima egemonia di governanti che non erano della nostra religione, che non parlavano la nostra lingua, a spaccare i capelli in quattro. Se non si faceva così non si sfuggiva agli esattori bizantini, agli emiri berberi, ai viceré spagnoli. Adesso la piega è presa, siamo fatti così. Avevo detto adesione, non partecipazione. In questi sei ultimi mesi, da quando il vostro Garibaldi ha posto piede a Marsala, troppe cose sono state fatte senza consultarci, perché adesso si possa chiedere a un membro della vecchia classe dirigente di svilupparle e portarle a compimento. Adesso non voglio discutere se ciò che si è fatto è stato male o bene. Per conto mio, credo che parecchio sia stato male. Ma voglio dirle subito ciò che lei capirà da solo quando sarà stato un anno fra noi. In Sicilia non importa far male o far bene. Il peccato che noi siciliani non perdoniamo mai è semplicemente quello di fare. Siamo vecchi, Chevalier, vecchissimi. Sono 25 secoli almeno che portiamo sulle spalle il peso di magnifiche civiltà eterogenee, tutte venute da fuori già complete e perfezionate, nessuna germogliata da noi stessi, nessuna a cui abbiamo dato il là. Noi siamo dei bianchi quanto lo è lei, Chevalier, e quanto la regina d'Inghilterra, eppure da 2500 anni siamo colonia. Non lo dico per lagnarmi, è in gran parte colpa nostra, ma siamo stanchi e svuotati lo stesso. L'intenzione è buona, Chevalier, ma tardiva. Del resto le ho già detto che in massima parte è colpa nostra. Lei mi parlava poco fa di una giovane Sicilia che si affaccia alle meraviglie del mondo moderno. Per conto mio mi sembra piuttosto una centenaria trascinata in carrozzella alla Esposizione Universale di Londra, che non comprende nulla, che si intipa di tutto, delle acciaierie di Sheffield come delle filande di Manchester, e che agonia soltanto di ritrovare il proprio dormiveglia tra i suoi cuscini sbavati e il suo urinale sotto il letto. Il sonno, continua ancora il Gattopardo, il sonno, caro Chevalier, il sonno è ciò che i siciliani vogliono. Ed essi odieranno sempre chi li vorrà svegliare, sia pure per portar loro i più bei regali. E, sia detto fra noi, ho i miei forti dubbi che il nuovo regno abbia molti regali per noi nel bagaglio. Prosegue poi questo discorso, insomma, in cui si vede, no, già una caratterizzazione che fa Tomasi di Lampedusa negli anni 50, evidentemente, del Novecento, no? E alla fine si riferirà anche al paesaggio siciliano, che per chi conosce la Sicilia è fatto di contraddizioni aspre, no? Di montagne altissime, di mari profondi, anche il clima è molto aspro. Questa violenza del paesaggio, questa crudeltà del clima, questa tensione continua di ogni aspetto, questi monumenti anche del passato, magnifici ma incomprensibili perché non edificati da noi e che ci stanno intorno come bellissimi fantasmi muti. Tutti questi governi, sbarcati in armi da chissà dove, subito serviti, presto detestati e sempre incompresi, che si sono espressi soltanto con opere d'arte per noi enigmatiche e con concretissimi esattori di imposte e spese poi altrove,
Tutte queste cose hanno formato il carattere nostro, che rimane così condizionato da fatalità esteriori, oltre che da una terrificante insularità di animo. L'inferno ideologico evocato in quello studiolo sgomentò Chevalier più della rassegna sanguinosa della mattina. Aveva visto delle miserie andando in giro per Palermo prima di arrivare nella residenza, nella villa dei Gattopardi. Volle dire qualche cosa, ma Don Fabrizio era troppo eccitato adesso per ascoltarlo. Continua poi in realtà ancora il principe di Salina. Quindi questo è un brano molto importante secondo noi, perché rappresenta quello che, a detta tra l'altro di molti siciliani, è proprio il carattere, il fondamento, diciamo, il senso, il peso anche del tempo, delle dominazioni. È quasi un sonno quasi di morte, no? Invece, passando all'autrice di cui vi parlavo prima, Fatima Giallombardo, che è un'etnologa dell'Università di Palermo, che ha pubblicato per Sellerio, casa editrice di Palermo, per l'appunto, questo bel saggio. È un'antropologa, quindi perdonerete il linguaggio un po' tecnico della premessa. Poi vedremo invece delle cose molto interessanti. Allora, nella premessa, la Giallombardo ci dice, ci fa un po' la, diciamo, ci espone il suo metodo poi di lavoro, no? E ci dice che l'analisi delle consuetudini alimentari in contesto siciliano conferma il valore fondante del cibo. Più in particolare fa emergere una peculiare opposizione tra modi della cucina che appaiono marcati secondo l'isotopia sessuale. Per chi non è di madrelingua italiana, cioè marcati secondo il genere, no? Divisi tra uomini e donne con compiti ben precisi. Se infatti la distinzione di ruolo tra uomini e donne ripropone ancora per queste ultime, per le donne, la gestione delle pratiche culinarie nella sfera domestica, quindi le donne cucinano ma a casa, se ci pensiamo bene, se pensiamo anche agli chef, ai maggiori cuochi sono uomini, eppure quotidianamente chi provvede, diciamo, no, alla cucina è la donna, quasi sempre la donna, tra le altre cose che fa, vero? È tuttavia possibile rilevare come tale distinzione operi nella messa in scena di un'identità maschile proprio attraverso atti alimentari. È il caso della cucina di strada, da me osservata, nei quartieri popolari di Palermo, affidata e destinata a uomini. Gestita in spazi pubblici, connotata da un'etichetta che rovescia canoni, quelli domestici, altrimenti rispettati. Quindi laddove c'è quest'uomo che in cucina e che in casa, no, diremmo per tradizione, non alza un dito, no? Invece, o perlomeno non si avvicina alla cucina, fuori invece custodisce gelosamente il proprio spazio. Sembra dirci questo la Giallombardo, l'antropologa, la studiosa, cioè c'è proprio un'inversione di ruoli tra la strada e la cucina. La strada appartiene agli uomini, la casa appartiene alla donna. Le modalità di manipolazione e consumo di particolari alimenti diventano così connotative di una categoria dell'essere declinabile solo al maschile. Marcati oppositivamente, i due tipi di cucina, domestica femminile versus, no, in opposizione, di strada maschile, ricompongono i segmenti di un sistema comunicativo in grado di costruire gli itinerari di una prassi e di una identità differenziate. Ecco qui, Francesca, ci è venuto in mente che siamo tornati su uno dei temi che abbiamo affrontato l'anno scorso in una delle letture, proprio quella sul genere, dove avevamo affrontato il tema della costruzione del genere maschile, fra gli altri proprio in Sicilia, quindi... E dove aveva anche letto per noi Anna, più presente, che ringraziamo, e a cui abbiamo fatto questa piccola sorpresa stasera. Guardavo in fondo, infatti, per quello. E quindi, fatta questa premessa, che è molto interessante per chi si recherà in Sicilia, davvero consiglio di assaggiare il cibo di strada, soprattutto, insomma, panelle o comunque panini, no, sfincioni e quant'altro, è tutto cibo di strada buonissimo, peraltro cotto, cucinato, mi ci smentirete, da uomini. Ancora qualche indicazione sul sistema alimentare, lo chiama la studiosa con linguaggio da studiosa. Il sistema alimentare isolano
offre in tal senso una vasta sintassi del gusto, che vuol dire caratterizza pietanze sia dolci che salate secondo quelle associazioni e contrasti di sapori già segnalati. E qui torna la violenza, il contrasto di cui parlava Tomasi di Lampedusa, no? E la cucina siciliana è fatta di forti contrasti tra dolce e salato messi insieme. E ancora oggi è possibile trovare la carne o il sangue di maiale addolciti con miele o zucchero in certi pasticcini del ragusano, nelle polpette di frittato del trapanese, nel sanguinaccio. Il pesce insaporito con frutta essiccata, uva passa e pinoli nella faccia di sarte, boghe e acciughe fresche, dei totani, delle seppie, o fino a pochi anni fa nello stufato di tartaruga delle olie. Molti di voi avranno sentito parlare delle sarde a Beccafico, che appunto hanno proprio questa commistione di canditi, uvetta, le creme di zucca gialla zuccherate e profumate con rosmarino. Nelle sfinci, personalmente dico buonissime, frittelle preparate per la festa di San Giuseppe a primavera, le insalate di agrumi, anch'esse buonissime, in cui l'olio si mescola allo zucchero, all'aceto, all'origano e al peperoncino. Quindi delle cose per noi inimmaginabili, un'insalata addirittura, quindi olio, sale, pepe con gli agrumi. In realtà proprio testimonianza delle tante dominazioni, come ci diceva appunto la nostra guida della serata, che è il Gattopardo. E ancora un piatto che ormai insomma va tantissimo anche come cibo d'aperitivo, no? Che in realtà ha una propria origine anche in Sicilia, una propria radice anche in Sicilia. Nelle sue numerose versioni, ci dice la Giallombardo, il couscous continua a caratterizzare la cucina domestica e festiva di molti centri della Sicilia. L'area del Trapanese ne vanta la tradizione originaria, quindi nasce proprio lì, non è stata una importazione, che si ricongiunge però alle matrici nordafricane di questa pietanza. I suoi aromi speziati, combinati con il pesce, e questa è la caratteristica del couscous siciliano, trapanese, è fatto col pesce, come possiamo immaginare, materia prima abbastanza abbondante, no? Ma anche con la carne e gli ortaggi, configurano una grammatica dei sapori che nella memoria femminile richiama immediatamente giorni di festa e di giovinezza, associandosi a un laborioso quanto intenso godimento del palato. Se il couscous appartiene alla terra e al mare di Trapani e delle sue isole, Legadi e Pantelleria, il suo uso non è però sconosciuto tradizionalmente a Sciacca, ad Agrigento e da alcuni anni a Palermo, dove i ristoratori tunisini ripropongono, insieme al couscous maghrebino con carne di montone, anche quello a base di pesce in omaggio all'isola. Quindi addirittura contaminazioni, potremmo dire, anche nella capitale, che tra poco andremo poi a vedere meglio, la capitale della Sicilia, che è appunto Palermo. E infatti ci avviciniamo all'altro autore della serata, l'ultimo narratore, diciamo, che è Roberto Alaimo, questo scrittore, giornalista, editorialista della Repubblica, della sede di Palermo, che ha scritto, tra gli altri, due testi, due testi su Palermo, sulla Sicilia, che ci ricongiungono a un'altra lettura che abbiamo fatto la prima, quella sulla Puglia. Era un testo simile, si chiamava Viaggio in Puglia, a cura di un altro autore evidentemente, però sempre curato dalla Terza. Questo si chiama però, ha come titolo L'arte di annacarsi, che non so a chi di voi possa suggerire qualcosa. La anaca, nei dialetti, nelle lingue del Mezzogiorno e quindi anche della Sicilia, l'anaca è la culla. Quindi annacarsi significa cullarsi, addormentarsi piano piano, ma proprio giacere, potremmo dire. Quindi ci fa capire quelli siamo stanchi, no? Il sonno ancora di cui ci parlava il Gattopardo. Annacarsi, quindi questo atteggiamento quasi sonnolento, fermo dei siciliani, no? Questo immobilismo di una terra invece così piena di contrasti, di movimenti, potremmo dire, interiori se non altro. Nella premessa, appunto, Roberto Alaimo ci dice che circola con insistenza l'idea che la Sicilia e i siciliani siano diversi rispetto al resto d'Italia, diversi e più complicati. La risposta può essere articolata pirandellianamente: no, ma credono di esserlo, e questo li rende diversi e più complicati.
In ogni caso, però, a ogni passo di ragionamento si rischia di essere fraintesi, per cui meglio sgomberare il campo dai possibili equivoci. Non si tratta di una diversità rivendicativa, o meglio, certe volte sì, ma solo nelle sue manifestazioni più esteriori e velleitarie. Nella casistica più interessante, il sicilianismo, quindi la rivendicazione della origine siciliana, non è orgoglio, ma rimorso. La Sicilia si sente diversa dal resto d'Italia e nei suoi abitanti migliori questa diversità si trasforma in senso di colpa. Perché si tratta di una diversità contagiosa che col tempo ha infettato il resto del paese. Nemmeno più tanto una diversità, quindi, ormai, da quando Leonardo Sciascia aveva previsto lo spostamento verso nord dell'ideale linea della Palma, ecco, da allora la sicilianizzazione del paese ha proceduto speditamente fino a raggiungere l'arco delle Alpi e ancora procede, è in corso una seconda passata destinata a rendere il paese più omogeneamente arretrato. Sono parole forti, pronunciate da una persona siciliana, evidentemente, forti ma coraggiose. Peraltro oggi mi veniva da ricordare proprio l'anniversario della morte del, tra l'altro, speaker radiofonico, no? Conduttore radiofonico, inventore di una radio, Peppino Impastato, che morì per mano della mafia, appunto, fu ucciso barbaramente per mano della mafia il 9 maggio del 1978, proprio il giorno in cui venne trovato il corpo di Aldo Moro a Roma, e quell'avvenimento, ovviamente, di risonanza maggiore oscurò in qualche modo la morte tragica di Peppino Impastato per mano della mafia, una voce libera, voce di una radio libera contro la mafia. Quindi, ecco, mi sembrava giusto ricordarlo in questa coincidenza. Poi Alaimo poi ci racconta anche alcune vicende, alcuni fatti caratteristici di questo così modo di essere della Sicilia. Ok, ascoltate questa storia. Un certo giorno, dopo le prime piogge autunnali, al cimitero dei Rotoli, che è il cimitero di Palermo, come la Certosa, diciamo, il cimitero principale di Palermo, sono venuti giù dei massi da Monte Pellegrino, il monte che sovrasta Palermo. C'è stato un crollo, insomma, come ogni tanto succede alla Bucceria, mercato storico, pittoresco, oppure negli altri quartieri, alla Calza, al Capo, all'Albergheria. Si vede che quella volta la città dei morti si è voluta adeguare alla città dei vivi. E come succede nei quartieri del centro storico, la contromisura è stata quella solita, una transenna e chi si è visto si è visto. Il forno crematorio è rimasto oltre la transenna, irraggiungibile. A chi aveva la disgrazia di perdere un parente proprio in quei giorni veniva detto: caro signore, se proprio ci tiene, il suo caro estinto vada a cremarlo a Battipaglia, lontanissimo, sulla terraferma in Campania, dove si trova il forno crematorio più vicino, altrimenti lo possiamo, corsivo dell'autore, temporaneamente inumare. E questo avverbio, temporaneamente, quello che più di ogni altro mette in allarme ogni siciliano consapevole del proprio contesto, perché il concetto stesso di temporaneo non risponde a un'unità di misura commensurabile. Prevale in sostanza la categoria del temporaneamente infinito, come i lavori dell'autostrada che conduce in Sicilia, no? A Salerno-Reggio Calabria. Eppure, fra i due estremi, scusate, di questo ossimoro è il secondo a prevalere. Temporaneamente equivale a dire per l'eternità. Palermo è un po' così. Certe volte pare che la città sia stata inumata temporaneamente, proprio come i defunti dei Rotoli. In attesa del giorno della resurrezione, tende però a decomporsi. Sentite che parole forti, no? Per un palermitano che deve presentare in un libro la propria terra. Ma la Sicilia è così. È, verrebbe da dire, una bellissima donna, però in decomposizione. È questa la Sicilia, no? Infine, un altro passo sempre da Alaimo su una città che a me e a Francesca piace tantissimo, che noi amiamo molto e che consigliamo a chi si recherà in Sicilia di visitare assolutamente,
Trapani. A quanto si racconta, Demetra venne raggiunta dalla notizia del rapimento di Proserpina mentre si trovava sull'estremo lembo occidentale della Sicilia. Subito lasciò cadere la sua falce, era la dea delle messi, no? E accorse in soccorso della figlia. Da qui il nome della città, sorta sul sito dove cadde l'attrezzo della dea, Drepanon, ossia falce. E a forma di falce è ancora oggi la città, che segue il profilo della costa, addensandosi soprattutto al centro come uno spicchio di luna. Di tutta una provincia vocata al rapporto con l'oltremare magrebino, Trapani è la testa di ponte, peraltro in periodi come questi, in cui no, quell'oltremare grida vendetta, no, grida giustizia. Il porto dove i contatti tra le due sponde trovano consistenza, il terminale di una zona che per certi versi sembra un pezzo di Nord Africa andato alla deriva. A prima vista Trapani è araba, lo è pure per la fitta trama urbanistica del suo centro storico, che tanto spesso si risolve in vicoli e cortili che si chiudono in se stessi, un po' come la Bari di cui parlavamo l'anno scorso. Ma, grattando sotto la superficie, ancora di più Trapani risulta legata alla sua fondazione fenicia, e come lascito può vantare questa vocazione alla tessitura dei rapporti tra popoli e sponde opposte. Poco più di 70.000 abitanti, Trapani si trova all'esatto limitare fra città e paese. Possiede aspirazioni metropolitane, ma rimane attaccata alle convenzioni paesane. E così vi lasciamo appunto alla scoperta di Trapani, se capiterete, se lo vorrete, che ha peraltro dei bellissimi monumenti, come la Torre Fenicia di Ligny, di fronte alla quale si apre il mare e si vedono appunto le Egadi, con Favignana, l'isola a forma di farfalla. E ci fermiamo qua. Invece andiamo davvero alla capitale della Sicilia, nonché vice capitale dell'ex regno borbonico delle due Sicilie, a cui alcuni di noi, diciamo, appartengono ancora. Roberto Alaimo ha scritto questo testo per la collana Contro Mano, la terza, che noi usiamo molto spesso, l'abbiamo usata nelle letture emiliane sulla legge della giungla di Enrico Brizzi, l'abbiamo usata nelle letture pugliesi, le prime che hanno inaugurato il ciclo Caro figlio, né qui né altrove. È una collana di viaggi, di letteratura di viaggio della La Terza, molto bella. E qui Roberto Alaimo ci parla invece di Palermo, definendola come una cipolla, cioè a strati, no? Bisogna sbucciare, senza piangere possibilmente, anche se è struggente la bellezza di Palermo, per scoprirla. Palermo è una città sul mare, ma in realtà Palermo è sul mare, ma al mare dalle spalle. Chi conosce Palermo, chi la frequenta, si è accorta che Palermo non ha un lungomare come quello di Bari, come quello di Napoli o come altri, diciamo, celebri viste, quella di Trieste, mi viene da pensare a Piazza dell'Unità. Ecco, Palermo non ha nulla di tutto questo. Sentiamo come la racconta però il palermitano Alaimo. E dice, lui la chiama la città con la C maiuscola, la sua Palermo. I luoghi comuni climatici prendono spesso al sud la forma di una canzone. Basta che c'è stato sole, basta che c'è stato mare. E questo è troppo. Arrivati a questo punto bisogna arginare gli stereotipi. O sole, e va bene. Ma o mare, chi l'ha visto mai il mare nella città? Se solo tu fossi un viaggiatore più intraprendente, dovresti provare a percorrere tutta la costa, da sud-est a nord-ovest, perché è così che si sviluppa Palermo, no? Da sud-est, la zona del Brancaccio, famigerato Brancaccio, ci ricordiamo di Don Puglisi, mai dimenticare questa figura, fino a nord-ovest, dove c'è appunto il Monte Pellegrino, verso l'aeroporto, per chi giunge a Palermo con l'aereo. Se ci riesci, prova appunto da Sette Cannoli fino a Sferracavallo, prova, se ci riesci, a tenerti con l'automobile più vicino possibile al mare, fermandoti ogni volta che puoi vederlo o ti pare sia raggiungibile. Già alla partenza non vedresti altro che un continuum di muri e staccionate. L'hanno murato il mare. Ad Acqua dei Corsari finalmente il mare si vede, ma sarebbe meglio che non si vedesse, per quanto è fetente e per quanto fetente è la spiaggia. Quindi questo percorso da sud-est a nord-ovest prosegue, peraltro c'è da dire che molto del litorale palermitano è stato per decenni, per 70 anni, coperto dalle macerie del bombardamento americano del 43.
anche quelle macerie dovevano essere temporanee, ma appunto, come ci dice Alaimo, così come le salme dei rotoli, temporanee sono state eternamente, no? Potremmo dire, visto che alcune di quelle macerie della guerra sono ancora lì. È proprio la caratteristica, questo temporaneamente infinito. Quindi prosegue la costa fino ad arrivare a Mondello, spiaggia, no, a nord-ovest, spiaggia corallina, bellica e cristallina, bellissima, un mare dei Caraibi, ma che per la maggior parte dell'anno è coperta da una cancellata. E ci dice Alaimo: questa della cancellata di Mondello è una delle migliori metafore del rapporto che esiste tra la città e il mare. Un rapporto che può essere riassunto con la formula: gli abitanti della città se ne fregano del mare. Nella convinzione di appartenere alla stirpe degli dèi, rinunciano al mare con la stessa arroganza con cui un ricco si accenderebbe il sigaro adoperando una banconota. Solo che gli abitanti della città non sono per niente ricchi. Quindi vedete come la loro cucina, che unisce il dolce all'amaro, anche la sicilianità è così, anche gli scrittori siciliani, i migliori siciliani sono così, uniscono, sanno essere grandi critici, censori di se stessi, sanno fare grande critica, ma allo stesso tempo si credono simili agli dèi, no? Proprio come ci diceva, se lo leggete o l'avete letto tutto, il passo di Chevalier, vi ricorderete che lo dice anche Salina, che loro si credono dèi, eh? D'altro canto di divinità ne hanno viste passare tantissime, vero? E lasciamo a proposito di questo e di Palermo la parola a Francesca. Sì, attraverso le parole di Michele appunto abbiamo attraversato tutta la Sicilia attraverso la sua cucina, abbiamo esplorato in particolare alcune città come Trapani, prima attraverso il suo cibo, il couscous, e poi attraverso la descrizione che ne dà Alaimo. E io ho voluto, anzi diciamo che più che altro sono stata obbligata a proporvi con un tono che forse non è lo stesso tono dei letterati che vi aspettate, però appunti che io avevo preso durante un mio viaggio a Palermo. Palermo, abbiamo detto capitale, ovviamente nel lessico geografico è capoluogo regionale, però è appunto emblema in qualche modo della sicilianità, e ne è emblema anche nella misura in cui risolve quel dualismo che vi ho presentato inizialmente fra straniero e italiano. In realtà in Palermo, come nella Sicilia tutta, forse vediamo più, ancora di più che nelle altre regioni d'Italia, la stratificazione culturale, oltre che gastronomica, la cipolla, e quindi in qualche modo riunisce l'esterno con l'interno. Tra l'altro un altro filone che con Michele abbiamo voluto attraversare in queste letture è quello che ci ha attraversato, che ci ha accompagnato attraverso le regioni italiane, attraverso la Persia, abbiamo qui Mohammed, cioè quello del mare. L'Italia conosce il confine ancora più che attraverso la terra, attraverso il mare per appunto, e il Mediterraneo vede il suo confine nel mare. E Palermo non è una città di mare, come abbiamo visto in questa prospettiva, e anche la mia lettura di Palermo è quella di una città dove il mare in qualche modo è escluso. Palermo ti esce da dentro, non ti entra dentro, ti trasforma e tu scrivi. Tu sei come la foresta che la separa da Mondello, sei scura e lei, la città, è accesa. Quando cammini per i viali ci sono i palazzi che ti cadono addosso nel loro antico splendore, che emana il sudore degli animali affannati, ma ancora perfettamente vivi, e ti impalzano, rimbalzandoti fino ai crocicchi dove prendi respiro. Non sai mai cosa ci sarà dietro o dentro, è tutto presagito nella sua facciata, già contenuto nel disfacimento che ti porge quando a un certo punto si interrompe, debordando senza mai compiere. La chiave di volta sta nei suoi angoli, si fa guardare in faccia, ma obliquamente, perché rischi di soccombere al disincanto del suo potenziale. È come se contenesse delle insidie che possono far vacillare non il tuo presente ma il tuo passato. Il suo oriente è l'unico oriente di tutti quelli che hai sperimentato che si stratifica senza posa con tutte le culture che fanno parte della tua identità, e prima non lo sapevi. Il suo museo etnografico, appena ne varchi la soglia, ti spossessa con una musica che ti fa tremare. I tuoi passi tremano perché il tuo intero organismo si sta trasformando in un suono, non in una relazione tra uno strumento musicale e musicista. Palermo, nel suo unisono culturale, azzera l'alterità. Palermo ti riduce alle tue viscere. E con questa chiusa, diciamo, del linguaggio di prosa,
volevamo concludere con un poeta appunto siciliano molto, molto famoso, e in particolare volevamo così accennare alla zona del Messinese con Tindari. Convento a Tindari. Tindari, mite ti so, fra larghi colli pensile sull'acqua delle isole dolci del Dio, oggi m'assali e ti chini in cuore. Salgo verdi ceri precipizi, assorto al vento dei pini, e la brigata che lieve m'accompagna s'allontana nell'aria. Onda di suoni e amore, e tu mi prendi da quel male mi trassi a paure d'ombre e di silenzio, rifugi di dolcezze, un tempo assiduo e morte d'anima. A te, ignota, è la terra ove ogni giorno affondo segrete sillabe nutro. Altra luce ti sfoglia sopra i vetri nella veste notturna, e gioia non mia riposa sul tuo grembo. Aspro è l'esilio e la ricerca che chiudevo in te, d'armonia oggi si muta in ansia precoce di morire, e ogni amore è schermo alla tristezza, tacito passo nel buio dove mi hai posto amaro pane a rompere. Tindari, serena torna, soave amico mi desta che mi sporga nel cielo da una rupe, e io fingo timore a chi non sa che vento profondo m'ha cercato. E così dal vento passiamo alla sera e concludiamo con una delle poesie più note di Quasimodo, che appunto per gli stranieri che sono qui magari non l'hanno mai sentito nominare, uno degli ultimi premi Nobel che abbiamo avuto, è poeta ermetico del primo Novecento italiano. E questa è una poesia che si fa studiare anche ai bambini perché è molto immediata nella comprensione ed è subito sera, come adesso. Ognuno sta solo sul cuore della terra, trafitto da un raggio di sole, ed è subito sera. Volevamo soltanto così, sempre per chi, vista la stagione, si deve recare in Sicilia o si vuole recare in Sicilia, Tindari è una località molto bella, arroccata, insomma, su una cima, c'è un santuario, c'è un teatro greco molto importante, c'è anche un fenomeno che i siciliani chiamano marisicu, cioè ci sono delle oasi sulla sabbia di mare, di acqua salmastra, che appunto fa questo scambio. È un posto molto bello appunto, ma ovviamente Quasimodo lo ha sublimato ancora più, no? Grazie per l'attenzione, viva la Sicilia e buon inizio di estate!